down. Hold me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Buongiorno a tutti, siamo qui per G-Style a immortalare l'inaugurazione ufficiale del primo punto vendita in Abruzzo di Campagna Amica. Siamo all'aeroporto internazionale d'Abruzzo, pronti qui insieme al presidente della Coldiretti a filmare questo momento nel quale finalmente ufficialmente nasce ciò che diventerà Tastes of Italy, il nostro format che vuole esaltare tutte le eccellenze italiane e abruzzesi fuori dall'Italia. Finalmente qui questa mattina per presentare una nuova realtà qui all'aeroporto d'Abruzzo e siamo in compagnia di Ettore Flacco, il dottor Ettore Flacco, che è tornato dopo diversi anni in Australia con una missione, quella di portare tutti i prodotti di qualità e di elite della nostra Italia meravigliosa, partendo proprio dalla sua regione di origine, ovvero l'Abruzzo, fuori dal continente italiano. Vogliamo finalmente dare l'opportunità ai produttori più piccoli e più meritevoli di essere finalmente visibili fuori dal territorio abruzzese e partiamo con questa missione, che ovviamente è Italian Farmers, che si traduce anche con un format televisivo che mi vede compagna di Ettore Flacco e mi vede alla ricerca delle elite abruzzesi da promuovere anche in TV australiane. Allora un saluto, lo presentiamo insieme a lui tutti i protagonisti di questo progetto in compagnia con G-Style e altre televisioni che ovviamente sono qui invitate a conoscere questa nuova realtà, e diamo in bocca al lupo a Ettore Flacco che ci presenta di persona quello che è il suo progetto. Io, signor, ringrazio voi moltissimo. Per me questo momento è molto importante. È importante perché, e non mi voglio emozionare perché insomma non è il caso, però dovrei dire grazie a tantissime persone che mi hanno dato la possibilità di arrivare fino a questo punto. Incominciando dal presidente Saga, Lucio Laureti, che è veramente accogliente, e con tutto il suo personale, il suo staff, una voglia incredibile. E non posso non anche accennare l'appoggio che mi ha dato il direttore dell'aeroporto d'Abruzzo, il dottor Righi. Questo progetto non può partire senza l'appoggio visivo di una televisione, e quindi noi abbiamo tutte queste qualità, questo è il nostro lavoro, quindi abbiamo legato a Tastes of Italy, che è stato un progetto mio di 5 anni, quindi credendo sempre all'internazionalizzazione, alla globalizzazione, abbiamo deciso di far partire questi prodotti dall'aeroporto d'Abruzzo, che per la prima volta direi che oggi è un giorno storico, perché non solo oggi i passeggeri che partono dall'aeroporto d'Abruzzo possono portare con sé anche i liquidi, dal vino all'olio all'aceto e tanto altro, senza dover avere difficoltà. Quindi possono acquistare il prodotto, io personalmente glieli consegno dopo che loro hanno effettuato il check-in, e poi lo posso portare in tutte le destinazioni internazionali. E questo per me veramente è una cosa bellissima, non si è mai avverato qui in Abruzzo, e forse è anche difficile qui dall'Italia, però in Abruzzo abbiamo avuto questa bella realtà. E in questo io dico grazie di nuovo a Lucio Laureti, che ha fatto tutto il possibile di concretizzare questo progetto. E intanto adesso vogliamo passare alle formalità, io penso che sia occasione giusta. Qui in Italia è vero, si usa tagliare il nastro. Allora io vorrei introdurre il presidente Saga, Lucio Laureti, vorrei il direttore regionale Alberto Bertinelli e il nostro direttore Tony De Amicis, Campagna Amica Nazionale.